Sono Valentina e oggi vi mostrerò un sacco di prodotti che mi sono arrivati nell'ultimo periodo. Iniziamo subito perché qua sotto ho un sacchissimo di prodotti da mostrarvi, make-up, beauty e cose varie. Iniziamo con un accessorio moda che mi è stato inviato gentilmente dal sito Aura, un sito che ho scoperto grazie appunto a loro che mi hanno contattato, e all'interno di questo scatoletto bellissimo, direi anche il pack molto carino, con la scritta in oro, c'è un bellissimo orologio. Eccolo qua, questo ve l'ho mostrato su Instagram, tante cose, forse tutto praticamente l'avete già visto su Instagram se mi seguite. Se non lo fate ancora, vi prego di seguirmi, perché a parte che vorrei arrivare presto almeno ai 10.000, più che altro per avere la funzione swipe up, e forse anche a quando si arriva a 10.000 c'è la funzione che puoi caricare nelle stories i post che hai messo in gallery, visto che ultimamente ho notato che c'è stato un calo, nonostante crescano il numero delle iscrizioni, c'è un po' un abbassamento di like sulle foto, e io penso di fare, non lo dico per egocentrismo, però penso di fare delle foto migliori rispetto a, ad esempio, fine anno, inizio anno, quando avevo dei numeri un po' più elevati. Boh, ditemi se anche voi avete avuto questo problema su Instagram, perché veramente ormai è da mesi che va avanti questa storia. Anche vedo la differenza, che ci sono più persone che visualizzano le mie stories rispetto a quelle che guardano le mie foto in gallery. Mistero. Comunque, torniamo a noi. Questo è il meraviglioso orologio che ho scelto in colorazione oro per quanto riguarda il cinturino, mentre per quanto riguarda il quadrante ho scelto il rosa Portogallo. Non si nota tantissimo perché è un rosa molto molto tenue, pastello, ma molto molto tenue, tendente quasi al bianco, però è molto elegante, ricorda un po' l'effetto marmo. Spero che si riesca ad ammirare al meglio. Comunque appunto su Instagram trovate l'immagine. E l'unica cosa purtroppo per quanto riguarda gli orologi / braccialetti, il mio problema è che ho un polso minuscolo, infatti dovrò andare dal gioielliere a farmelo, non so, sistemare, a fare un qualcosa, perché non ha la possibilità di movimento, quindi il braccio o ce l'hai come segnato qua oppure ti arrangi. Infatti adesso vi mostro come mi sta secondo lo standard. Guardate, beh, è anche un po' esagerato, però non ho ancora capito se si può poi andare a spostare questa linguetta, perché ci ho provato però non volevo neanche distruggerlo, quindi andrò, penso, dal gioielliere o quello che aggiusta le cose, perché è molto molto bello. Guardate com'è bello raffinato, bello lucente, mi piace un sacco. Poi anche fatto con questa maglia in oro, il nome Aura cosa vi ricorda se non Aurora, la mia fantastica bambina? Ok, chiudo. Altro prodotto che vi ho mostrato su Instagram è questo qui della Ulla. È un dispositivo per ricordarti di bere. Io purtroppo non ho ancora avuto il tempo di provarlo, perché ultimamente appunto, come vedrete, mi sono arrivate un sacchissimo di cose. Ho voluto preparare i post, ho voluto già fare le varie foto in diverse location, poi ho scelto quelle che mi piacevano di più. È un lavorone, lo so che sembra una stupidaggine, perché dici, boh, fai la foto, scrivi due righe e voilà. No, perché chi fa la blogger di professione, cosa che io non è che faccio di professione, perché non vengo pagata nel vero senso della parola, vengo pagata con le cose che mostro, e mi va benissimo così, perché ho comunque altre attività in corso che mi danno soldi veri, quindi adesso mi va benissimo così. Ovvio, mi piacerebbe farlo come lavoro perché è un ambito che mi piace tantissimo, però a parte questo, essendo che mi sono arrivate milioni di cose tutte insieme, ed essendo che adesso mi sto impegnando molto con la mia attività in Unique, ho avuto un pochino di
problemi ad iniziare ad utilizzare le cose. Quindi in questo caso non ho potuto ancora provare questo dispositivo. Vedete, c'è ancora la linguetta. Praticamente questo va applicato o sul bicchiere o sul vostro bottiglione per appunto ricordarvi di andare a bere. Io non so voi, ma io se non ho una sveglia, un qualcosa che mi richiami l'attenzione al bere, non bevo. E questa è una cosa proprio brutta, una cosa che non sono mai riuscita a risolvere. Non riesco mai a bere, non mi viene mai in mente di bere, e bere è una cosa fondamentale, aiuta tantissimo per la nostra salute, in primis per idratarci, ma cosa importantissima soprattutto per noi donne, aiuta la ritenzione idrica. Quindi più si beve, più si evita cellulite, cuscinetti, cose brutte in zone bikini. E vabbè, quindi quando mi ha contattato l'azienda sono stata strafelicissima, perché ho detto ok, adesso non ho più scuse, mi dovrò assolutamente ricordare di bere. E questo come funziona? Praticamente all'interno della confezione c'è questo elastico in silicone, tu prendi il dispositivo che è veramente minuscolo, guardate. Ok, che non ho delle mani giganti, però è veramente minuscolo. E questa parte, non so se la vedete, è una parte in plastica trasparente che va a essere utilizzata per inserire il nostro elastico. L'elastico andrà applicato sulla bottiglietta e questo suonerà quando ci sarà l'occorrenza di andare a bere. Io ho scelto questa applicazione fantastica, Pink. E come già detto sotto il post quando ve l'ho pubblicato su Instagram, vi farò sicuramente sapere se funziona, quanto funziona la batteria, eccetera eccetera. Un venditore di Amazon ha deciso di inviarmi questo, ovviamente io ho accettato perché mi serviva. Adesso che vedrete che cos'è, magari potrebbe un attimo scioccarvi un parolone, però un oggetto che mi serviva ed è capitato veramente a fagiolo, come si dice, ed è una bilancia da cucina. Io uso molto utilizzare la bilancia, soprattutto da quando è nata Aurora, e si presenta così, tutta pacchettata. Non l'ho ancora utilizzata perché aspettavo di mostrarvela nel video, pensate voi, ed è qua da un mese forse, all'interno di un sacchettino. E questa è la bilancia digitale, fantastica. Io questo genere di bilancia, quando facevo le creazioni in resina, andavo anche ad utilizzare perché era utilissima. Comunque fatta così, in vetro, molto molto carina. Un prodotto super rivoluzionario che non vedevo l'ora di provare è questo, un dentifricio al carbone nero, quindi una cosa molto molto strana, appunto un dentifricio innovativo, diciamo, perché almeno vai a evitare di utilizzare, per farti lo sbiancamento ai denti fai da te, quelle polverine di carbone che sporcano all'infinito. Io ce l'ho, mi sono dimenticata di portarla qua per mostrarvela, però l'ho usata soltanto una volta, ma si fa un pasticcio che non vi dico. Ok, che lo fai per avere poi i denti belli bianchi e so che funziona, però ogni volta è un lavorone e io sinceramente non è che ne ho sempre voglia di farlo. Da quando ho scoperto il dentifricio al carbone, questo è anche al gusto menta, cambiata letteralmente la mia vita per quanto riguarda il lavaggio denti. Io mi lavo i denti normalmente con il mio solito dentifricio, poi una volta che mi sono sciacquata vado a passare questo, perché questo non è un vero e proprio dentifricio, serve appunto per sbiancare i denti, però se te li vuoi pulire è ovvio che il dentifricio è quello che fa l'effetto. E sto già notando, non so se si può vedere, i risultati, e lo sto usando veramente da pochissimo perché vedete sembra nuovo. Sto utilizzando da 4-5 giorni soltanto una volta, è consigliato due volte al giorno. Io però quando si tratta di prodotti un po' strani cerco di utilizzarli sì, ma in modo molto cauto, e per ora tutto va bene, i denti sono ancora lì attaccati, quindi è un prodotto che mi piace tantissimo.
anche questo lo trovate su Amazon. Per chi si fosse perso il mini vlog di quando sono stata a Milano all'evento Paola P, vi mostro che cosa mi è stato regalato. C'è praticamente il nuovo fondotinta e un eyebrow, quindi quei gel da applicare sulle sopracciglia. Ora vi mostro più nel dettaglio. Questa è la confezione del fantastico fondotinta, un fatto in goccia e ultra leggero e dura 24 ore. La mia colorazione è la 03 e si presenta così nel goccettino di vetro ed è molto bello l'applicatore perché appunto c'è questo, come si chiama? Questa pipetta, non lo so, che eroga tranquillamente le vostre goccioline senza andare a sprecare prodotto, senza andarlo a toccare con pennelli, dita e quant'altro, quindi ottimo, lo sto utilizzando ovviamente rivendendo io stessa make up. A volte devo trovarmi proprio il momento in cui decido di provare i prodotti che mi vengono inviati, però quel poco che l'ho usato veramente top. Ed è davvero, come dice, ultra leggero, quasi non si sente, ti rimane comunque una pelle bella morbida e soprattutto ti dura tutto il giorno. E come dicevo prima, qui c'è il gel pot per sopracciglia. Non so se mi seguite su Instagram, ma quando vi ho mostrato questi prodotti nel dettaglio e ho fatto proprio le stories, vi ho detto che purtroppo mi avevano dato la colorazione sbagliata, perché ci sono tre colorazioni di questi pot. A me avevano dato la numero 2, che però era per un castano chiaro. Io ho chiesto se gentilmente potevo avere la mia colorazione e non dico per esagerare, però il giorno dopo mi è stato spedito il mio colore, quindi lo 03 castano scuro. Io ringrazio ancora tantissimo Paola P che mi ha dato l'opportunità di partecipare al loro evento e soprattutto di poter provare direttamente i loro prodotti, tutte le loro novità. E quando partecipo a questi eventi intanto sto cercando di aprire perché non l'ho ancora aperto da quando mi è arrivato. Sono felicissima perché oltre a vedere appunto tutte le novità, tutti i prodotti, conoscere direttamente i PR dell'azienda e i fondatori delle varie aziende, il bello è anche il poter parlare, chiacchierare, condividere con altre blogger come te l'esperienza, conoscerci. Abbiamo ovviamente la passione in comune sul beauty e quindi è bello potersi trovare in questi eventi. Peccato che purtroppo noi, che non siamo chissà che numeri, non siamo molto considerate. Ecco perché quando partecipo a eventi mi piace ringraziare all'infinito forse queste aziende, perché è così che secondo me si deve lavorare. Non bisogna discriminare una persona perché non ha i numeri. Guarda prima quello che fa, come lo fa, come lavora e poi giudica. Non stare a guardare che quello ha 40.000 iscritti però magari le foto non sono granché. Bisogna un attimo, secondo me, scremare tutte queste persone che a volte vengono invitate agli eventi così, random. Chiusa parentesi polemica, e vi mostro il pottino. Si presenta così in un goccettino di vetro ed ecco qua la mia colorazione. Chi si ricorda la colorazione che avevo, la 02, vede sicuramente la differenza. Per quanto riguarda le labbra, ho avuto l'opportunità di provare questi due nuovi prodotti della Revlon. Questi sono dei rossetti a lunga tenuta sulle 16 ore e a me hanno dato, non ho potuto scegliere, queste due colorazioni. Questa che è quella che ho già provato, che è la mia preferita in assoluto, e questa sul rosso. Vi dico già che questa sul rosso, se vi piace, se vi piace l'idea soprattutto, la terrò da parte per regalarvela in un giveaway o qua o su Instagram. Anche qua fatemi sapere sotto con un commento se preferite che io faccia più giveaway su YouTube o più su Instagram, così organizzo. Quindi vi mostro quella che ho utilizzato, perché l'altra voglio assolutamente toccare. Il pack è questo. Non c'è tantissimo prodotto, però sinceramente per delle make-up addicted come noi
forse è meglio non avere chissà quanto prodotto, così abbiamo la possibilità di provare più cose. Ditemi se sbaglio con il mio ragionamento. Questo è il colore super bello, un rosa bello scuro, bello intenso, però comunque alla prima passata è molto leggero, quindi per un risultato bello forte vi consiglio un sacco di passate. E questo è il suo top coat, il gel trasparente. Ora vi mostro come risulta così alla prima passata. È molto molto leggero, guardate, molto molto tipo gloss, quindi per chi vuole un effetto molto più accentuato consiglio strati e strati di prodotto. Molto molto bello, bello luminoso, non secca le labbra, rimane molto morbido e mi sembra che costi sui 14,90 €. Lo specifico, questa è la colorazione 080 Keep Blushing. Un aggeggio molto interessante per il viso è questo qui, uno strumento per rimuovere l'acne, per purificare il viso. E il bello di questo è che oltre a esserci il dispositivo, che è qua, eccolo qui, che io ho scelto in questa colorazione stupenderrima rosa metallizzata, ci sono anche i vari ricambi dei beccucci. All'interno c'è questa confezione, l'ho presa subito al contrario, ok, ecco. Qui c'era il dispositivo, qui c'era il cavetto perché si deve ricaricare e qui appunto ci sono le varie possibilità per l'utilizzo. Quindi c'è quello un po' più abrasivo, c'è quello con la punta più schiacciata, c'è quello con la punta più rotonda. E al momento ho applicato la punta rotonda, ma quella un po' più cicciosa rispetto a questa. Il prodotto che vi ho mostrato su Instagram che sto testando, quindi voglio ancora aspettare un attimo per farvi la recensione. Se l'avete già provato, ovviamente fatemi sapere la vostra. L'ultimo prodotto che vi mostro oggi è questo qua, cellulitina della Lavo, un prodotto che secondo me dovremmo utilizzare tutte, soprattutto in questo periodo, anzi forse era meglio iniziare ai primi di maggio. Comunque è praticamente un trattamento, guardate che bella la confezione, che si apre in questo modo, voilà. Non spaventatevi perché io appena l'ho aperto, che ho visto sta siringa, ho detto oddio che cos'è, perché io ho un attimo di fifa quando vedo le siringhe. Niente di grave, è praticamente la siringa che serve per andare a prelevare tot ml di prodotto e poi c'è la crema da utilizzare il mattino, quindi la sera si vanno ad applicare tot ml di prodotto e al mattino sulla stessa zona trattata si va ad applicare la crema. È un prodotto ancora intonso perché appunto, come vi ho detto prima, è un periodo un attimino di pieno di tutto, quindi ho deciso di iniziare questo trattamento per poi poterlo portare avanti costantemente da utilizzare tutti i giorni. Sono sicura che vi interessa tantissimo la mia recensione su questo prodotto, quindi aspettate, abbiate pazienza di attendere perché ci tengo tanto anche io a provarlo e a farvi sapere gli effetti. Pensavo poi di fare un video dedicato e anche un post sul mio blog, seguitemi anche lì. Ho un attimo stoppato con la pubblicazione degli articoli, però non avete ancora avuto modo di leggere gli articoli che sono già pubblicati, andate su www.valepinto.com. per qualsiasi cosa, qualsiasi riferimento trovate nell'info box di tutto di più. Bene, questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così spolliciate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina. Come al solito spero che questo video sia stato utile, io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!